50% fino a 1.200 euro. Abbiamo fatto la stessa raccolta nel novembre e appunto gli uffici adesso hanno dato tutto il resoconto complessivo e sulla base di questo daremo le indicazioni per contattare le persone dane e valutare appunto il contributo rispetto alle risorse che abbiamo messo a disposizione. Diciamo che le spese sono servite per persone che avevano avuto la macchina danneggiata, dei macchinari, delle opere hanno bisogno di destinare opere di natura, queste sono un po' le spese maggiori. In più invece abbiamo fatto un bando, che è una cosa diversa, per in questo momento per i commercianti, per invece delle opere nuove, cioè per chi ha deciso di acquistare ad esempio le palatine. Allora un proprietario di un negozio che dice: io rispetto a questa situazione acquisto la palatina da mettere per evitare che l'acqua entri nella finestra della cantina, nel negozio eccetera, e noi abbiamo messo a disposizione 700.000 euro per questo tipo di interventi che sta gestendo il settore commercio. Questo non è un contributo sul danno subito, ma appunto per migliorare la difesa, per aiutare gli operatori a difendersi, quindi prevenire dei danni sulle prestazioni future. Il tema della deviazione delle acque, che prima veniva proposto, cioè dicendo realizzare con questi strumenti gonfiabili, eccetera, che vengono utilizzati in alcune situazioni dei laghi, eccetera, per difendere, per convogliare l'acqua. Sicuramente è una cosa interessante, noi l'abbiamo affrontato, siamo formati con il membro. Il problema però è anche di capire poi dove mandarla. Perché se io poi la dirigo, però devo mandarla da qualche parte. Allora, questa situazione, siccome non abbiamo un sistema a valle dove portarla, mi dice che questa situazione tuteli, come prima veniva citato in caso. Tuttavia alcuni la scarica l'acqua da un'altra parte. Nelle case popolari di via Suzzani 1 è successo che il cittadino di via Siderno ha costruito una paratoia, l'acqua non è arrivata a casa di questo cittadino, è andata proprio nella caldaia di via Suzzani 1, che ha un danno perché la caldaia ha avuto costruito oltre che non avere riscaldamento, eccetera. Quindi dobbiamo, questo non è per banalizzare la situazione, ma bisogna capire che facendo questa cosa in un'area fortemente urbanizzata, un tipo di soluzione di questo tipo non è, abbiamo valutato insieme, almeno fino ad ora non l'abbiamo valutata praticabile, perché l'acqua poi deve scendere e se la convogliamo arriva comunque verso il centro abitato, quindi deve andare in alcune aree. Questo tipo di soluzioni ad esempio possono essere di costruire delle difese fisiche per curare l'acqua, ad esempio più utili in altre situazioni. Noi in via Arezzo, nel parco nord, dove c'è la vasca, una piccola vasca di contaminazione, non del Seveso, ma del sistema del depuratore dei comuni a nord di Milano, lì l'acqua, se la vasca si riempiva, l'acqua città dalla vasca, ha percorso un tratto di parco fino ad arrivare in via Arezzo dove c'era il buco di box e dal lagato di box. Allora lì una difesa di questo tipo per evitare che l'acqua raggiunga il box invece si spargi nel prato e altre situazioni può essere utile, ma in quel caso abbiamo appunto un'area su cui si può disperdere una quantità d'acqua che è comunque minore di quella del Seveso, che è solo un'approssimazione di una piccola fase di laminazione del sistema idrico e fognato di quei comuni. Le risorse, certamente il piano ha un costo e la delibera di giunta appunto prevederà poi tutti i costi. Per dire, noi comunque alcune risorse le abbiamo già messe a disposizione e altre le abbiamo previste. La pulizia, che prima veniva descritta da Mahanti, il piano combinato, costa 1.000.000 euro. Il conservamento del tratto combinato
costa un altro milione di euro, per i contributi dovremmo stanziare un milione di euro, cioè già deliberati, mesi di previsione, eccetera, non sono previsioni di 20 milioni per le vasche, li abbiamo già deliberati e mandati ad AICO per la realizzazione della vasca. Per il sistema delle griglie, realizzare queste nuove griglie ha un costo di 350.000 euro, il sistema del SMS costa 60.000 euro. Questo è per dare alcune cifre. Chiaramente nella delibera poi ci sono tutte le cifre ufficiali, quel piano, siccome non è un piano di intenti, non è un piano di attività precise, è poi collegato da un preciso posto. E questo è un impegno che noi ci prendiamo come amministrazione. Quindi nel ringraziare i suggerimenti che sono arrivati, quelli che arriveranno ancora, anche grazie ad alcuni di voi che hanno dato alcune indicazioni che abbiamo accolto, che non farete, noi crediamo di fare un passo avanti. Il piano poi, come tutti i piani di emergenza, non è che sarà automaticamente un migliore o un definitivo. L'esperienza ovviamente ci aiuterà a migliorare ulteriormente, però dobbiamo fare lo sforzo di imparare dall'esperienza e mettere in campo tutte quelle azioni possibili per limitare i danni, sperando e lavorando perché questo tipo di intervento abbia una durata limitata per poi, perché altri tipi di interventi a monte possano essere più drastici e poter trattenere quella quantità d'acqua e quindi evitare che gli interventi di emergenza debbano l'organizzazione degli spostamenti, tipo ad esempio, soprattutto nella linea 5, no? La linea 5 quando c'è la situazione può continuare a funzionare, di definire una fermata dove le persone devono uscire, tipo non piazzare Istra ma magari Cagranta, e da lì però organizzare un servizio di navetta che i taxi, bambino, quello che è, che porti le persone a casa. Le fermate della linea 5? Perché sabato 16 novembre era un delirio con le persone che erano proprio demoralizzate, che non riuscivano ad entrare a casa perché proprio l'unica fermata che è stata bloccata alla linea 5 è stata quella di Istria, non perché c'era presentazione, ma perché le uscite di piazza Istria erano nel centro della piazza. La piazza è circondata l'anello che era completamente allagato e quindi le persone. Lì abbiamo studiato anche un sistema di passerelle. Il problema è che il sistema di passerelle, se appunto deve tagliare e portare la strada, blocca anche poi il movimento dei mezzi di soccorso e quindi il sistema di passerelle ha senso per alcuni punti limitati, non è tutto perché interrompe. Certo, però ecco, lì il sistema sulla 5 riguarda solo piazza Istria, perché le altre avevano uscite che permettevano il raggiungimento. Anche a Via De Monte, per esempio, a Istria non esce a Cagranta, ma non ce la fa per andare a casa. Certo. Su questo noi abbiamo, con i mezzi, sia di protezione civile e tra l'altro del piano, c'è anche un'implementazione dei mezzi, proprio per avere più mezzi che volta svolta, che abbiamo usato, che abbiamo formato diverse persone. Non è che io sono abito in Coppia da 57 anni.